Sì, ok, ogni tanto mi trucco anch'io ancora. Buongiorno a tutti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per farvi il video What's in my makeup bag. Volevo farvi vedere un pochettino i prodotti che sto utilizzando nell'ultimo periodo per truccarmi. Sì, ok, ogni tanto mi trucco anch'io ancora. In realtà dipende, vado molto a giorni alterni, nel senso che quando sono presa bene, magari mi trucco, eccetera. Oppure quando veramente ho delle occhiaie che le ho fino alle ginocchia e allora vabbè, magari utilizzo qualche correttore, insomma, cerco di risistemare il viso, anche se tendenzialmente, anche per il lavoro che faccio, un po' perché io comunque mi sveglio veramente presto la mattina, tanto non ho neanche voglia, onestamente. La prima cosa che io faccio la mattina, proprio appena mi lavo il viso, è semplicemente la mattina me lo lavo con un po' di acqua fredda e tampono con un asciugamano, è di mettere la crema. Da anni utilizzo la crema della Dr. Jart della linea Cicapair per il viso, che uniforma l'incarnato, leva i rossori. Magari ogni tanto mi spunta qualche rossore sul viso, tutte le varie discromie che ci possono essere. Proprio io adoro la crema la crema viso, appunto della linea della Cicaper, della Dr. Jart. Colgo anche l'occasione per farvi vedere la linea, appunto, della Dr. Jart natalizia, che è questa carinissima confezione natalizia che si può appunto appendere direttamente all'albero di Natale, con dentro il siero, questa crema qua, che è appunto questa qui, quella che utilizzo io, ed è questa è piccolina proprio anche da viaggio, è super utile, e anche la crema semplicemente anche proprio per il corpo, che è una crema molto ma molto idratante, magari d'estate. Ecco, si potrebbe anche evitare di utilizzarla, ma d'inverno è fenomenale. E anche la maschera, sempre della linea Cicapair. Queste qui le trovate appunto da Sephora e loro me l'hanno inviata un po' di giorni fa e ho deciso anche di inserire e farvi vedere questo pack un po' natalizio, che insomma ci stiamo avviando verso il Natale. Qua, come potete vedere, a casa nostra ormai è già tutto. Insomma, tutte quelle decorazioni natalizie. Questi sono prodotti che io veramente utilizzo da tantissimi anni e che io mi sento vivamente di consigliarvi. Ma vediamo che cosa c'è all'interno della mia pocettina. Questa pocettina di solito la tengo o dentro l'armadio, in bagno o insomma sul lavandino sopra, cioè di fianco al lavandino, oppure semplicemente me la porto avanti e indietro quando magari dormo dai miei. Ci tengo tutto dentro, è il minimo indispensabile. E è appunto una pochette vecchissima, penso fosse un regalo, è della Benetton, del marchio Benetton. Uno step immancabile dentro la mia makeup routine è sicuramente l'utilizzo del correttore. Un correttore che utilizzo e che, insomma, lo sto usando veramente da un sacco di tempo è questa qui di Clio Makeup. Il mio si chiama Olm 11. È né scuro scuro scuro, ma né tanto chiaro. Insomma, è una via di mezzo, un po' come me. Questo è perfetto durante i periodi un po' più invernali, perché quando io comunque d'estate divento ancora cioè più scura di quello che sono già, no bueno. Io semplicemente utilizzo questo correttore. E veramente è da un sacco di tempo che lo utilizzo e mi trovo super 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 bene. Stende molto facilmente, ne basta poco, non dovete sempre andare lì a. Cioè, a me non piace quell'effetto pastrocchio, soprattutto perché con la mascherina, che comunque la mascherina comunque ormai sta limitando tantissimo, secondo me, sul trucco. Poi questo pennellino qui di Real Technique, che è vecchissimo, insomma, mi sa che l'avevo preso tipo a New York. Altro prodotto must have che non ci può non essere dentro la mia makeup bag è un eyeliner. Io in questo periodo sto utilizzando questo eyeliner di Sephora, che tra l'altro è waterproof, anche se sto notando ultimamente, non so se sia sempre appunto causa mascherina, che quando lo metto e magari non lo lascio asciugare perfettamente, magari la mattina mi accorgo che io qua sopra ho proprio l'alone nero, che sembra un panda, proprio perché si appiccica. Insomma, tante volte faccio semplicemente la linea senza la linguettina all'esterno perché mi porta via tempo. Però appunto l'eyeliner sempre, lo utilizzo sempre, soprattutto perché ho fatto un attimo pausa dall'extension alle ciglia, quindi per me è fondamentale. Insomma. Altro prodotto che in realtà utilizzo barra non utilizzo, dipende molto dai giorni, ok? Se so che devo stare via tutto il giorno, se so che devo tenere la mascherina
mascherina per tanto tempo, magari veramente evito proprio di utilizzarlo, è il mascara. Allora, questo qui è un must have della Too Faced, il Better Than Sex, che sapete che soprattutto per le ciglia asiatiche è un prodotto fenomenale, insomma districa benissimo, cioè dà veramente veramente tanto volume alle ciglia, mi piace tantissimo lo scovolino, mi piace proprio anche solo dopo una passata si apre proprio lo sguardo. Di solito faccio due passate di questo, oppure faccio una passata di questo qui e poi un'altra passata con questo mascara di Manna Kadar, brand che non conoscevo minimamente. E niente, insomma, questo mascara qua me lo hanno dato quelli di Gloria, del sito di Gloria si chiama proprio, dentro la box, la loro box del mese di ottobre, e ho trovato appunto questo mascara che sto utilizzando in combo a questo. Non è nulla di che, nel senso che secondo me se dovessi scegliere tra questo e questo, sicuramente questo è il mio must have in assoluto preferito, però non mi dispiace, insomma ce l'ho, me l'hanno regalato e comunque lo sto utilizzando. Altra cosa che utilizzo è la cipria, quindi insomma mi serve almeno per fissare il correttore, e utilizzo questa qui di Make Up For Ever, che come potete vedere è già solcata, insomma non ne ho tantissimo, però insomma anche con questo pennello sempre di Real Technique io di solito utilizzo easy questa. Un'altra cosa che utilizzo tantissimo sempre sul viso è questo prodotto di Fenty Beauty, ovvero questo bronzer in stick. Ce l'ho veramente da un sacco di tempo. Si chiama Match Sticks Espresso, ok? È scuro, è abbastanza scuro e io lo utilizzo veramente tutti i giorni. Un filino qua e sfumo con questo pennello sempre di Fenty Beauty, ok? Questa fa parte di un set che è un trio. L'altro però in realtà, l'altro prodotto ce l'ho a Milano, e questo qui è semplicemente il pennellino che utilizzo in combo. Adoro la terra e soprattutto questa in stick, mi piace tantissimo. Altra cosa che utilizzo tantissimo è, guardate questo è proprio rovinato, è il Gimme Brow di Benefit per le sopracciglia. Io mi faccio tendenzialmente una tantum le sopracciglia al Brows Bar di Benefit perché mi trovo benissimo, loro danno proprio, mi danno la forma che voglio esattamente io, e niente, metto questo appunto gel semplicemente colorato che mi fissa anche le ciglia, ed è il numero 3. Ogni tanto, e vi dico ogni tanto se sono presa bene, utilizzo questa insomma questa qui, questa palette di Zoeva, la Cocoa Blend, e utilizzo questi colori qua chiari semplicemente, ok? Do un po' di ombra proprio alla palpebra, ma veramente un goccio. E poi vabbè, gli altri in realtà se magari esco la sera li utilizzo. Ultima cosa, il blush. Allora, anche questo sto andando un po' a periodi, adesso che magari è inverno, un po' più voglia di truccarmi, dipende molto dai giorni, il blush lo utilizzo. Sicuramente la terra la uso sempre, veramente sempre. Il blush dipende. Questo qui è un blush vecchissimo, non so neanche se lo facciano, si chiama PB01 della NYX, cos'è? Sì, della NYX, e si chiama Mocha o Mocha, insomma, ed è questo baby rosa pesca. Questo pennello non lo so da dove viene, ma sicuramente da qualche collaborazione. Quindi questo qui era il video What's in my makeup bag, quindi ho voluto insomma farvi vedere un pochettino i miei prodotti must have. Come potete vedere, io stamattina ho semplicemente messo la base, la crema appunto viso della Dr. Jart, un po' di correttore e il mascara, e ho sistemato le sopracciglia ed è finita lì. Cioè questo è stato il mio trucco di stamattina, proprio perché avevo pochissimo tempo. Magari domani mi sveglio, sono un po' più invogliata e magari metto anche un po' di ombretto, in realtà dipende. Quindi ci tenevo a fare questo video da tantissimo tempo perché io sono sempre stata appassionata di make-up, sono sempre stata appassionata di trucco, anche se ormai ultimamente non mi state più vedendo truccata, però mi trucco ancora, insomma, sono sempre appassionata di questo mondo. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, e sicuramente noi ci vediamo in un prossimo video. Cheers! Un po' i miei preferiti del periodo.